Buonasera a tutti e benvenuti a questo corso di formazione e di aggiornamento sull'educazione civica e l'insegnamento dell'educazione civica e della matematica. È un corso di formazione organizzato dalla Matesis nazionale e si articolerà in quattro incontri. Il primo è quello di questa sera e poi seguiranno altri tre. Oggi è il turno a darci le sue opinioni del professor Antonio D'Ambrosio dell'Università di Napoli, Federico II. Vi toglierò soltanto pochi minuti prima dell'inizio della lezione del professor D'Ambrosio, giusto per ricordarvi i motivi che portano a questo corso. Sapete probabilmente tutti che una legge del 2019, la numero 92, ha modificato la struttura dell'insegnamento dell'educazione civica, destinandolo non più, come era un tempo, agli insegnanti di geostoria, di lettere, a volte un tempo di filosofia, ma distribuendolo tra le discipline ed in particolare coinvolgendo in questo modo anche la matematica e quindi gli insegnanti di matematica. Quanto sia giusto o ingiusto, questo si scoprirà nel tempo, io credo. Io posso solo dire che i corsi che noi abbiamo organizzato sono attuati per cercare di dare un'informativa il più possibile meticolosa a coloro che operano nel settore per poter agire in tal senso. Prima di interrompermi e passare la parola agli altri che devono intervenire, vorrei anzitutto ringraziare il professor Franzina, a cui lascerò la parola tra breve, perché dal punto di vista tecnico è colui che ha davvero organizzato la gran parte del lavoro, e poi devo ringraziare la professoressa Dalia Del Bene, che è stata l'anima ispiratrice, se posso dire così, di questo corso di formazione. Al di là di ciò, vorrei esprimere il mio auspicio che questo corso possa generare dei frutti considerevoli per voi altri che seguite, che vi siete iscritti al corso, e esprimere la mia opinione sul perché l'educazione civica non può essere dimenticata neppure da noi che insegniamo matematica. Beh, questa è ovviamente la mia opinione strettamente personale, perché io credo che nel mondo in cui viviamo attualmente, un mondo che sembra aver perso alcuni dei valori fondamentali, penso in particolare al valore della tolleranza e della comprensione, all'attenzione dell'altro da sé. E a me sembra che questi valori siano stati molto diffusamente sostituiti dall'indifferenza e dalla ricerca dell'apparenza. Ed è per questo che credo che qualunque insegnante di qualunque disciplina, prima di essere insegnante disciplinare, cioè in particolare matematico per quel che mi riguarda, debba essere una guida per i giovani a essere uomini, persone vere e cittadini giusti, perché possiamo ritrovare un principio generale di tolleranza e umanità. E con questa osservazione e con questo augurio a voi di ottenere risultati da quanto ascolterete, che passo la parola al professor Roberto Franzina per i dettagli tecnici che vi deve illustrare. Grazie. Professor Franzina, il volume.
Chiedo scusa un attimo, temo che quanto abbia comunicato il professor Franzino non si è sentito per un problema tecnico. Vedo il professor D'Ambrosio già pronto a intervenire con la sua relazione, però chiederei al professor Franzino di perdere un altro paio di minuti se riusciamo a ripristinare il giusto collegamento, perché quello che doveva spiegare dal punto di vista tecnico aveva una certa importanza Ok, per no, quanto non ti ho riguarda. sentito quindi? Adesso mi No, nulla. sentite? Sì. Ok, allora, benissimo, allora ricomincio, va bene, i problemi tecnici con la diretta ci sono. Dicevo che abbiamo dovuto dirottare su una diretta YouTube quella conferenza che avevamo pensato di fare inizialmente su Gmail perché siete stati... ci sono stati troppi iscritti perché siete appunto 1320, quindi abbiamo optato per questa opzione. Di conseguenza, le domande le potrete fare scrivendo sulla chat a fianco della diretta YouTube che trovate lì, appunto, e quindi alla fine della conferenza, dell'incontro, queste domande verranno riassunte in, diciamo, 4-5 macro domande da parte della professoressa Atalia Del Bene, che le rivolgerà al professor D'Ambrosio. Nel frattempo vi chiediamo anche di indicare, sempre nella chat a fianco della diretta YouTube, il vostro nome e cognome o anche semplicemente di scrivere presente, in modo che possiamo registrare i partecipanti perché alla fine del ciclo di incontri, rilasceremo a ciascuno l'attestato di partecipazione, quindi abbiamo bisogno di sapere chi c'era e a quali incontri ha seguito. A questo punto non mi resta che passare effettivamente la parola al professor D'Ambrosio, che nel frattempo ha aspettato con pazienza, e quindi dicevo appunto al professor D'Ambrosio che ci parlerà dell'analisi, il confronto e la valutazione critica della credibilità e dell'affidabilità delle fonti di dati, di informazioni e contenuti digitali. E ricordiamo che il professor D'Ambrosio è docente presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università degli Studi Federico II di Napoli. Quindi io, Antonio, ti lascio la parola e auguro a tutti una buona conferenza. Grazie. Innanzitutto sono onorato di essere stato invitato dalla Matesis a tenere questo intervento. Un ringraziamento particolare ad Atalia, Francesco, Roberto e Marcello. Un grande Roberto, direi, per aver in tempi record messo su questa, diciamo, piattaforma, questa streaming in diretta YouTube, visto l'alto numero di persone che si sono prenotate. Io, diciamo, ho preparato più che una lezione, la definirei una serie di considerazioni su il ruolo che la statistica ha nella vita comune e del ruolo che la statistica, l'analisi dei dati e la matematica, diciamo, hanno nel topic odierno, no? Leggendo la definizione da Wikipedia, no? Di educazione civica. L'educazione civica è lo studio delle forme di governo di una cittadinanza, con particolare attenzione al ruolo dei cittadini, alla gestione e al modo di operare dello Stato. All'interno di una determinata politica o tradizione etica, l'educazione civica consiste nell'educazione dei cittadini. Come è stato detto prima, è normale ed è giusto che giuristi e storici intervengano pesantemente in questo dibattito, ma oggi vedremo. Ho selezionato una serie di esempi con una serie di spunti di riflessione del ruolo che può avere soprattutto la statistica e l'analisi dei dati diciamo, nell'educare i cittadini ad apprendere informazioni, ma bisognerebbe anche, diciamo, utilizzare lo stesso termine, educare. Diciamo, il decision maker a ben utilizzare gli strumenti, soprattutto grafici, al fine di non distorcere
e rendere il più possibile, diciamo così, asettica la trasmissione delle informazioni. Ho organizzato questa chiacchierata con voi introducendo un pochettino la statistica, un po' di storia, no? E poi andando a vedere come la data visualization, quindi come il modo di visualizzare i dati, quindi i grafici in soldoni, siano uno strumento di comunicazione, ma possono essere anche un veicolo di distorsione della comunicazione stessa. E ovviamente ci sono casi in cui, casi di frode, laddove i dati o i grafici, diciamo, vengono ritoccati ad arte, e quello, a mio avviso, sono casi gravissimi, ma ci sono casi in cui invece, come vedremo, dagli stessi numeri, e quindi non c'è nessuna frode, no? Possono essere estrapolate varie informazioni, e un corretto atteggiamento sarebbe quello di fornirle tutte, o quantomeno di fare in modo che l'utente finale possa farsi la sua idea senza essere veicolato. Vedremo ancora che c'è molta confusione tra il concetto di correlazione o relazione tra due fenomeni e relazione di causa-effetto. Vedremo dei casi molto attuali che riguardano il flusso di informazioni odierno avente come tema il Covid-19. E poi vedremo anche un esempio, diciamo, della statistica più moderna, che è stata definita come scienza delle decisioni in condizioni di incertezza. Ho cercato di fare degli esempi, tutti riproducibili secondo il rigoroso paradigma scientifico, esempi poco più che scolastici, ma che spero che possano, far capire che il ruolo del decisore è un ruolo ovviamente importante e talvolta anche doloroso, ma che bisogna essere sempre in grado, attraverso gli strumenti quantitativi, di mettere sul tavolo possibili scenari alternativi. Inizio, diciamo, la mia discussione facendo un copia e incolla da un testo di Sarton, il quale dice che gli piace pensare alla presenza costante in ogni solida repubblica di due angeli custodi, lo statistico e lo storico. E Sarton definisce il primo come se fosse, diciamo, un medico, un physician, no? Perché? Perché tiene il polso dell'umanità e dà gli avvertimenti necessari quando le cose non sono come dovrebbero essere. Il ruolo dello storico, secondo Sarton, è assimilabile a quello del prete, no? Il custode del patrimonio più prezioso dell'uomo, che sarebbe il suo passato. Statistica. Da dove deriva il termine statistica? C'è stata una disputa storica sull'etimologia del termine. Status, stato politico, raccolta di informazioni organizzate e gestite dallo Stato. Status, ma anche ratio status, la ragion di Stato, no? Secondo alcune fonti, verrebbe il termine dal tedesco Stad, città, e per i tedeschi la Statistik era la determinazione della forza politica di un paese sulle questioni di Stato. Ho detto in precedenza che c'è stata una disputa perché la prima volta in cui il termine Statistik è stato pubblicato è stato nel 1749 da Akenwald.
il titolo del volume non sarei in grado, diciamo, di riprodurlo vocalmente, neanche se volessi, ma questo trattato diceva che statistic appartiene ad una filosofia ben digerita ed esige una conoscenza approfondita dello Stato europeo e della storia naturale, insieme a una moltitudine di concetti e principi e capacità di comprendere sufficientemente bene articoli molto diversi delle costituzioni dei regni contemporanei. Quindi per i tedeschi statistic era uno strumento per tenere il polso della situazione e per comprendere, diciamo, questioni di natura di Stato. Nel 1839 Giuseppe Ferrario, sui suoi ragionamenti, confutò il fatto che la parola statistica fosse stata, statistic, fosse stata coniata dai tedeschi, poiché afferma che il canonico di Sant'Ambrogio di Milano, Girolamo Ghilini, stampò il vocabolo statistica in una sua opera intitolata Teatro degli uomini letterati. E lo stesso Ferrario, in un volume Statistica medica di Milano, ribadisce che non alla Germania ma all'Italia è dovuto il più antico uso del vocabolo statistica, e alla medesima Italia spetta anche la primitiva applicazione pratica della statistica scientifica. Se andiamo, diciamo, sul fronte sempre di questa disputa, più che andare a, come dire, a rivendicare la paternità del termine, si incominciò a un certo punto a discutere del significato da dare al termine stesso. E quindi per i tedeschi la statistica è una branca del sapere che tratta delle condizioni dello Stato. Mentre il John fa sua la teoria di Kniss, secondo cui, derivando dalla ragion di Stato, status, che significa Stato, tutte e due i significati del termine non possono essere accettati contemporaneamente, ma bisogna propendere per l'uno o per l'altro. Sir John Sinclair fu il primo che utilizzò il termine statistics in lingua inglese e criticava la visione tedesca del termine statistica. L'idea che si era fatto Sinclair era che la statistica è un'indagine sullo stato di un paese allo scopo di accertare il grado di felicità di cui godono i suoi abitanti e i mezzi del loro futuro, del suo futuro miglioramento. Alla fine, uno dei padri della statistica moderna, Pearson, ha benedetto il Sinclair, diciamo perché nei suoi scritti aveva, come dire, definito la statistica come aritmetica politica, e prima lo ha criticato dicendo è come se qualcuno rubasse la nostra parola biometria e la applicasse in un senso completamente diverso da quello dei suoi creatori, e poi lo ha benedetto perché la sua definizione di aritmetica politica è servita a marcare il carattere essenzialmente matematico della scienza statistica. Perché ho voluto fare questa breve introduzione sull'etimologia della parola statistica? Perché in effetti il termine si usa dal 1600, ma le statistiche si usano fin dall'alba dei tempi, no? Qui è proiettato il Timeline of Statistics della Royal Statistical Society, no? In cui si può vedere che la statistica, le statistiche erano attività pratiche, no? Che erano tese alla soluzione di problemi concreti del momento. Per esempio, l'incisione di tacche al fine di conteggiare i prodotti della caccia, gli animali allevati e così via, era un esempio di prime statistiche degli uomini primitivi.
lo Shuqing, che è una raccolta di testi sacri del confucianesimo, qui si parla della Cina all'incirca nel 2000 avanti Cristo. Divide il territorio cinese già in 9 province, misura le terre di queste province, rileva il numero degli abitanti, li distingue per attività e per mestieri esercitati e sanciva che nell'impero cinese di quegli anni bisognasse procedere a fare questa rilevazione ogni 3 anni ed è uno dei primissimi esempi di censimento documentato dalla storia. Ma in Mesopotamia, per esempio, i Sumeri hanno lasciato delle tavolette di argilla sulla quale c'erano dei conteggi. Si distingue in genere la statistica intesa come statistiche, quindi la raccolta dei dati, delle tabelle e dei grafici, dalla statistica intesa come scienza statistica. La scienza statistica, propriamente detta, è nata a partire più o meno dal 1600, quando c'è stato il fondamento matematico, diciamo, della teoria della probabilità. Bernoulli, il reverendo Bayes e così via. In ambito accademico, in genere, si dice, ci viene detto che il problema della statistica sono gli statistici. Noi statistici diciamo che il problema della statistica sono le statistiche. Perché le statistiche, quelle più semplici, no? Raccolta di dati in forma tabellare, ad esempio, hanno lo scopo di riassumere in pochi valori informazioni molto più ampie e hanno il grosso, diciamo, potere, soprattutto con la diffusione dei mezzi di comunicazione, di diffondere, dei punti di vista su delle questioni che possono essere poco importanti, importanti oppure importantissime. La raccolta di dati storicamente serviva agli stati per tenere il polso della situazione, no? Serviva a sapere quanti sudditi ci sono, serviva a sapere se dobbiamo aumentare le tasse o le dobbiamo diminuire, perché era uno strumento utile e non era uno strumento di divulgazione di alcunché. Adesso invece, pur conservando ovviamente la sua vocazione originaria, le statistiche sono diventate uno strumento di propaganda elettorale, politica. Vedremo degli esempi. La statistica moderna può aiutare attraverso opportuni scenari sperimentali ad avere un'idea migliore delle conseguenze delle decisioni intraprese. Quindi diciamo che la scienza delle decisioni in condizioni di incertezza presuppone che si debbano prendere delle decisioni, che ci sia ovviamente un contesto di incertezza sugli eventi che si possano verificare in futuro, e poi ovviamente è necessario, come vedremo più avanti, che le fonti dei dati, soprattutto quelli ufficiali, da cui poi alcune decisioni fondamentali devono essere prese, debbano essere più trasparenti possibili. I numeri sono bellissimi, sono meravigliosi. Qui, diciamo, io sono uno statistico e non sono un matematico, no? Per gli statistici 2 più 2 può non essere diverso da 3, per un matematico 2 più 2 fa 4. Ovviamente. I numeri, chi si occupa di teoria di numeri sa che forse i numeri sono la cosa più bella che esista, ma i numeri sono ingannevoli. Dietro i numeri ci possono essere delle insidie e l'educazione
deve, come dire, l'educazione dei ragazzi, soprattutto nelle scuole, ho notato, guardando dei mini puti che fanno la prima media, che l'insegnamento della statistica è presente fin dalla prima media. Io ho applaudito a questa decisione, perché bisogna educare, diciamo, le persone a saper distinguere un grafico fatto bene da un grafico fatto male, laddove il grafico è fonte di comunicazione di fenomeni che possono influenzare le opinioni delle persone. I dati possono essere raccolti correttamente o possono non essere corretti. Se i dati non sono corretti, quindi sono modificati, sono creati ad hoc, sono inventati, allora questa è frode e ci mettiamo un punto. Supponiamo che i dati siano raccolti correttamente, quindi in base a un'indagine campionaria, in base a un sondaggio, in base ad un'unione di differenti basi di dati, dovremmo sempre essere informati sulla fonte di questi dati. Dovremmo sempre essere informati se esiste un repository pubblico o privato più o meno accessibile da cui noi i dati li possiamo andare a prendere. Ci viene presentato un rapporto. Ormai i rapporti hanno tutti quanti una bella premessa di data science, che bella parola, poi ci ritorneremo. Ok, è riproducibile quello che sta nel rapporto. Si è proceduto a una fase di data cleaning. Che cos'è il data cleaning? La pulizia dei dati. Una volta il compito, la statistica classica partiva dal campione, che era un sottoinsieme della popolazione, e l'inferenza classica aveva il compito di procedere a delle stime sul campione e attraverso strumenti probabilistici estendere alla popolazione. Oggi invece dati ce ne sono troppi. Ce ne sono troppi, possono venire da diverse fonti, pur raccontando la stessa storia. Possono avere codifiche diverse. Una fase importantissima della raccolta dei dati è il cosiddetto data cleaning. Nell'ambito del data cleaning c'è la fase importantissima del missing data imputation. Missing data imputation sta per imputazione di dati mancanti. Spessissimo capita che bisogna distinguere tra un errore di digitazione e un dato mancante in una tabella dei dati. Ma se volessimo andarli ad accomunarli per semplicità, vi posso assicurare che non esiste nessun database, nessun data warehouse, che poi magari più tardi vediamo che cos'è, che non contenga errori di digitazione, dati che si sono persi nel trasferimento da un server all'altro. E una delle fasi fondamentali del pre-processing dei dati è l'imputazione dei dati mancanti. Imputazione dei dati mancanti, esistono corsi universitari dedicati solo all'imputazione dei dati mancanti. La cosa che non bisognerebbe mai fare è cancellare la riga o la colonna nella matrice dei dati che contiene i dati mancanti. Quindi, quale strategia di imputazione dei dati mancanti è stata adottata? Esistono valori anomali o valori influenti? I cosiddetti outliers. In un modello statistico, quando si valuta la bontà del modello stimato, si vanno a identificare quei valori che per il modello stesso sono classificabili come
valori anomali oppure valori influenti. Un valore influente è un valore che, se fosse escluso dalla fase di stima del modello, cambierebbe la stima dei parametri. Sono stati omessi questi valori anomali? Sono stati identificati dei valori anomali? Perché sono stati omessi i valori anomali? Guardate bene che molto spesso, allora, un modello statistico molto noto e conosciuto è il modello di regressione lineare. Se ha una nube di punti, immaginiamo di avere una grandezza che supponiamo dipendere linearmente da un'altra grandezza, ci immaginiamo una nube di punti e il modello di regressione lineare cerca di sintetizzare, diciamo, questi punti attraverso una retta interpolatrice. Non è un'interpolazione matematica, è un'interpolazione statistica, deve passare non per i punti, ma attraverso i punti. E questo modello alla fine ci dice che il valore puntuale stimato non è nient'altro che il valore atteso del fenomeno oggetto di studio dato un certo valore della x. Allora è chiaro che se io immagino la media aritmetica come un indice di posizione, no? e so che i valori anomali influenzano la media aritmetica, un modo per aggiustare la media aritmetica è levare da mezzo, quindi eliminare il valore anomalo. Quindi in un report fatto bene dovrebbe essere sempre indicato se sono stati identificati dei valori anomali o dei valori influenti, se sono stati eliminati e perché sono stati eliminati. Potrei eliminare un valore anomalo per, aggiustare, tra virgolette, il trend temporale di un fenomeno per il quale la pendenza non piaceva al committente. C'è un'appendice tecnica? C'è un richiamo all'appendice tecnica? Queste domande, diciamo, noi ce le poniamo sempre, e non è che la moltitudine delle persone debba chiedersi sempre se c'è la fonte, se c'è un repository, se il report è riproducibile, eccetera. Ma sarebbe buona norma leggere da qualche parte che queste cose ci sono e sono disponibili. Per esempio, l'altro ieri sono andato sulla pagina del Ministero dell'Istruzione, Covid-19, Ministero, dati su scuole forniti all'Istituto Superiore della Sanità per puntuali analisi. C'è stato, ovviamente, è oggetto di forte discussione che cosa fare delle scuole. Tenerle aperte, tenerle chiuse, quali scuole bisogna tenere aperte, quali scuole bisogna tenere chiuse. E guardando i vari dibattiti, guardando, diciamo, in TV, ascoltando per radio vari dibattiti, mi è capitato più volte di ascoltare: no, ma perché l'incidenza dei contagi nelle scuole è dell'X%, no? Invece, secondo Caio, l'incidenza è del 8%, e mi sono detto: ok, sono uno statistico, fammi vedere come sono questi dati. Ebbene, in basso c'è la pagina cui riporta il Ministero dell'Istruzione, il sito del Ministero dell'Istruzione, la pagina cui riporta, dicevo, questo sito, la pagina web dell'Istituto Superiore della Sanità, e non vi è alcuna menzione ai dati sulla scuola. Quindi se io tornassi un attimino indietro, no? La fonte di questi dibattiti immagino che sia il Ministero dell'Istruzione, perché immagino che sia titolare di dati raccolti su questo fenomeno nelle scuole. Il Ministero dell'Istruzione li ha trasmessi all'Istituto Superiore di Sanità, il quale, diciamo, non ha nella pagina web una sezione dedicata a basi dati Covid-19.
I dati sono storicamente, da sempre, fonte di informazione. L'informazione va comunicata bene. Le persone si devono fare un'idea a seconda dell'informazione che viene comunicata. L'informazione non deve essere fuorviante. L'altro giorno mi sono immaginato se il ministro della propaganda di Hitler, Joseph Goebbels, fosse vissuto in un'epoca in cui bombardare le persone di notizie era facile come lo è oggi. I dati sono uno strumento veramente importante. La gestione dei dati è una cosa forse ancora più importante dell'analisi dei dati. Prendiamo un primo esempio di cattivo, come si dice, cattivo, un grafico fatto male, e ci sto andando molto bene con Fox News, perché questo non è un grafico fatto male, questo è un grafico, diciamo noi a Napoli, taroccato, no? È un grafico ritoccato. Immagino le persone che stanno a cena, guardano il telegiornale in TV, magari stanno cenando, si chiacchiera con il consorte, con il figlio, con il papà, si presta poca attenzione ai commenti, no? Perché c'è un bel grafico. Questo grafico non ha bisogno di commenti, no? Under President Obama, unemployment rate, e vediamo che il trend è costante, no? Quindi c'è stagnazione del tasso di disoccupazione. Levano la schermata e si va avanti. Guardate bene, io non sono in grado di dire se durante il commento a questo grafico i giornalisti abbiano detto qualcosa o meno, perché non sono riuscito a prendere il video. Però guardiamolo un po' questo grafico. Ci sta qualche cosa di strano in questo grafico, no? Inizia a gennaio 2011 con il 9% e finisce a novembre 2011 con l'8,6%, che è allo stesso livello del 9% di ottobre 2011, che è allo stesso livello del 9% di gennaio. E vediamo un pochettino. Perché concentrarsi ad ascoltare quello che dicono i giornalisti, i commentatori, quando c'è un bel grafico che non niente ci fa capire l'andamento del fenomeno? Eppure il tasso di disoccupazione non è stagnante, come dimostrerebbe questo grafico, perché quell'8,6% che sta all'estrema destra di questo grafico dovrebbe stare più in basso rispetto all'8,8% di marzo. E andando a rifare questo grafico, diciamo, come un qualsiasi strumento che accetti di mettere numerini sull'asse Y e altri numerini sull'asse X, l'andamento del grafico doveva essere questo. E alla fine, voglio dire, l'informazione flash che doveva essere data con questo grafico qui è totalmente falsata. Ma questo non è un grafico fatto male, a mio modesto parere, ma qui rientra in uno di quei casi di frode. Qui c'è proprio una manipolazione vera e propria del messaggio che si vuole portare avanti. Ancora Fox News. Mi sono affezionato a Fox News. Che cosa succede se la politica di taglio delle tasse di Bush si ferma? Queste sono le top tax rate, le tasse più alte. E vabbè, le tasse aumentano dal 35 al 39%. Ok, qui non ci sta molto da dire, se non che c'è un effetto, come si dice, emozionale su questo grafico. Sembra che l'aumento sia tantissimo, no? Se io andassi a confrontare, questo è un diagramma a barre e non è un istogramma, quindi sarebbe scorretto dire
che la probabilità è proporzionale all'area delle barre. Però se io vado a confrontare le due altezze, così a occhio mi verrebbe da dire, caspita, se avviene questo taglio le tasse aumentano di 5 volte, no? Ma la verità è che questo è un esempio non di manipolazione dei dati, ma di manipolazione dello strumento grafico per cercare un effetto emotivo, diciamo, nell'animo di chi osserva il grafico. Il grafico corretto dovrebbe essere e doveva essere quello che sta sulla sinistra, no? Ovviamente deve partire da zero, sono valori percentuali. Ok, se if Bush tax cuts expire, e allora le tasse salgono dal 35 al 39,6%. L'informazione resta la stessa, identica, andando a vedere questo grafico qui, ma l'effetto emotivo è molto diverso. Perché? Perché se io guardassi il grafico sulla sinistra, direi sì, vabbè, mannaggia, mi aumentano le tasse, però forse, tutto sommato, non è un aumento così drastico. Se guardassi il grafico che sta a destra, nel quale ho piazzato una linea rossa a livello, diciamo, dell'inizio della scala dell'altro grafico, allora graficamente l'aumento sembra molto più elevato. Questa slide, questa fotografia, è stata presa dalla trasmissione La 7 di martedì scorso, 27 ottobre. Come al solito, si guarda il telegiornale, in questo caso si guarda l'approfondimento, magari si sta cenando, il grafico ci informa immediatamente su quello che i commentatori, su cui i commentatori stanno discernendo. E quindi, perché devo ascoltare? Ci sta questa bella mappa dell'Italia che mi racconta una cosa. Qui io ho visto, diciamo, la trasmissione e devo dire che i commentatori hanno immediatamente sottolineato che c'è qualcosa che non va in questo grafico. Comunque, se io guardassi questo grafico così, dico, ah, ok, ci sono tre regioni italiane nelle quali c'è da 100 a 500 contagiati, perché non hanno messo minore di 500, ma questi sono dettagli. Ma magari incontro un valdostano e sono tranquillo perché lì la diffusione è scarsa. Diciamo, dai corsi di base di statistica, no, al primo anno all'università, laddove è previsto un insegnamento della statistica, immagino anche a questo punto alle scuole superiori e medie, no? Si insegna che le frequenze assolute sono una cosa, le frequenze relative sono altre, e le cose che bisogna confrontare tra di esse sono le frequenze relative, no? Quindi bisogna normalizzare il dato rispetto a una grandezza, su quale grandezza si può discutere. Dal database pubblico della protezione civile, scaricato i dati, diciamo, aggiornati al 27 settembre 2020, e mi sono rifatto lo stesso grafico. La scala è diversa, no, ma l'informazione è la stessa. Questo è l'equivalente del grafico che abbiamo visto prima. Normalizziamo i nuovi positivi rispetto alla popolazione di ogni regione. Quindi in Valle d'Aosta ci stanno fino a 500 positivi, confermato anche dai dati della protezione civile. E a un certo punto la Valle d'Aosta cambia colore. Perché? Perché 500 positivi in Valle d'Aosta non sono come 500 positivi in Lombardia. E quindi l'informazione incomincia, la percezione dell'informazione incomincia a cambiare. Però esistono i nuovi positivi, ma io posso essere interessato a sapere quanta gente è positiva
in quel giorno nelle varie regioni, no? Andandoli a normalizzare sulla popolazione, la Valle d'Aosta la maglia nera, no? Quindi alla data del 27 ottobre 2020 la situazione, diciamo, era questa qui. Poi potrei andare a prendere i totali dei casi, no? Quindi vado a prendere tutti quanti i casi registrati dall'inizio della pandemia ad oggi e lo vado a normalizzare per il totale dei tamponi effettuati. Io ottengo un'altra informazione ancora. Ma il totale dei tamponi è una giusta grandezza da usare per normalizzare un dato? A mio avviso no, perché il tampone, soprattutto se una persona è positiva, viene fatto più volte e quindi il conteggio del numero dei tamponi fatti è un conteggio che fa salire artificiosamente il denominatore in un rapporto, no? Mentre un'informazione che è stata inserita da relativamente poche settimane nei database della protezione civile è il numero dei casi testati. Il numero dei casi testati è diverso dal numero di tampone effettuato, perché nel momento in cui io vengo testato e mi viene fatto un tampone, e diciamo facciamo gli scongiuri, dovessi risultare positivo, quando passa il tempo che passa, diciamo, e devo rifarmi il tampone per vedere come sto, non aumenta il numero dei casi testati, ma aumenta il numero dei tamponi. E questi sono dati aggiornati al 27 ottobre e avrei potuto aggiornarli, diciamo, ad oggi, ma lo scopo principale era quello di confrontare questi vari modi, diciamo, di costruire la stessa mappa sugli stessi dati con quella più, diciamo, semplice, forse più inutile, che era stata trasmessa, diciamo, in trasmissione, che in questo caso è la mappa dell'Italia che si trova in alto a sinistra. Parliamo di torte. Queste immagini sono state prese dal sito della Regione Sardegna. La risposta della Regione Sardegna, e si vede, guardiamo il grafico in alto, no? Un grafico a torta, no, è un tipo di diagramma utilizzato in statistica descrittiva per rappresentazioni grafiche di variabili qualitative, quindi spesso valori nominali, al fine di evitare di stabilire anche involontariamente un ordine che non esiste nelle categorie, altrimenti, per esempio, si utilizzerebbe un istogramma. Nelle torte la somma deve fare il totale, perché, come è ben noto, ogni spicchio rappresenta proporzionalmente la frequenza relativa con la quale quella modalità specifica si presenta rispetto al totale. Quindi io supponiamo di non leggere nulla di quello che sta scritto lì e guardo il grafico in alto. Che cosa immagino? Ah, ci sono quattro fenomeni. Uno rappresenta il 50% del totale, gli altri tre ce ne sta un altro, diciamo, che sarà intorno al 25% e gli altri due, così. Poi dopo ci andiamo a fare due conti. Con l'ausilio della leggenda, questo verde il più chiaro è il totale, e poi le tre gradazioni di verde sono acquisto dall'inizio dell'emergenza di dispositivi di protezione individuale, mascherine tipo FFP3, mascherine chirurgiche, mascherine tipo FFP2. Quindi, facendo la somma di quei numeri, viene fuori ovviamente il totale e questo grafico non serve a niente. Questo grafico
è un grafico concettualmente sbagliato. Gli stessi grafici sono stati riportati anche in altre comunicazioni. Nelle due torte in basso si vedono due metà. Una metà è per costruzione la somma delle componenti delle altre metà, e lo scopo per il quale un grafico del genere è stato ideato, è stato pensato, come dire, non, cioè questo è un grafico che non va bene per rappresentare i dati in questo modo. Punto. Ancora Fox News. Quindi le presidenziali 2012 ci sono tre bei formaggini, no? 63, 60 e 70%. Il totale fa il 193%. In questo caso, come dire, la scelta del grafico a torta è totalmente sbagliata, perché non è il grafico adatto a rappresentare dati corrispondenti a situazioni in cui ci sono dei sondaggi, dei sondaggi di opinione, in cui il rispondente può rispondere a più di una domanda. E quindi è naturale che se si va a fare la somma, se si va, diciamo, a normalizzare la frequenza delle risposte per il numero dei rispondenti, allora è chiaro che la somma non fa un totale. I dati, diciamo, prima dell'epoca del Covid, no? I dati venivano sempre messi in mezzo per discutere, diciamo, sul fenomeno dei migranti. Ci sono stati lunghissimi dibattiti. I dati che venivano utilizzati da chiunque volesse partecipare al dibattito erano dati veri, provenienti dal sito dell'Eurostat, e nessuno poteva mai contestare che tutte quante, diciamo, le discussioni sui numeri potessero basarsi su numeri falsi. Diciamo, vediamo un pochettino questo grafico. Ci fa vedere l'andamento del totale anno per anno dei richiedenti asilo nei paesi dell'Unione Europea più altri quattro paesi, che sono la Norvegia, Svizzera, Islanda e Liechtenstein. In genere questi dati, per comparare l'andamento tra i paesi, questi grafici poi si fanno i cosiddetti mosaic plot, no? Che sono, come lo dice la parola, sono dei grafici come se fosse un mosaico, in ogni tessera c'è lo stesso fenomeno, nel nostro caso in un paese diverso. Okay. L'immagine è chiara, si vede, che ne so, l'andamento dell'Irlanda, della Grecia, dell'Italia, che ci sta questo innalzamento pauroso, l'Estonia, eccetera. Ebbene, questo grafico non è poi così chiaro, no? Perché la prima cosa che bisogna fare per comparare, diciamo, i fenomeni tra gruppi diversi è la normalizzazione. E in questo caso, voglio dire, qui c'è il trucchetto di non rendere l'asse delle Y, quindi quello che riporta il numero dei richiedenti asilo, uguale per tutti. No. E quindi in Repubblica Ceca la scala arriva a 1200, la Germania bisogna utilizzare la notazione scientifica 6E più 0,5, quindi sposta la virgola di 5 punti a destra. Quindi la prima cosa da fare, rendiamo l'asse delle Y uguale per tutti. Quindi l'asse verticale ha lo stesso range per tutti quanti i paesi. Non è che si capisca moltissimo da un grafico del genere. Perché? Perché è chiaro che
la Germania con quel picco altissimo più o meno nel 2016 ha fatto sballare, diciamo, l'asse delle Y, e quindi la comparazione con i numeri grezzi non si può fare, ammesso che comparazione con numeri grezzi si possa fare, no? Allora, che cosa si fa? Si va a normalizzare per la popolazione e si rendono, diciamo, questi numeri come richiedenti asilo per 100.000 abitanti. Si rifà lo stesso grafico, la Germania non sta più, diciamo, dove stava, e si rifà lo stesso grafico di prima. E quindi questo è un grafico che fa vedere, diciamo, l'andamento del fenomeno tra i paesi, e che può essere utilizzato per comparare l'andamento dei fenomeni tra paesi. Il compito, diciamo, dell'analista dei dati è quello di fornire le informazioni nella maniera più asettica possibile. Ovviamente il decisore utilizzerà l'informazione per decidere legittimamente tutto quello che vuole. Questo, gli esempi che sto prendendo sono esempi per la maggior parte di natura, come dire, politica, ma sto cercando di essere bipartisan nell'andare a pescare cose che non vanno, e soprattutto non è mia intenzione esprimere alcun giudizio su decisioni prese, su esempi che faccio vedere. No? Il compito dell'analista dei dati è quello di fornire l'informazione nella maniera più asettica possibile e nella maniera più chiara possibile, andando a andando a rendere nota la fonte, andando a rendere noto il metodo, andando a rendere noto tutto quello che può essere possibile affinché possa essere riprodotto fedelmente il risultato che si è appena visualizzato. Ovviamente, trattandosi di grafici e di banali, tra virgolette, conteggi, non ci sta nessuna modellistica applicata. Lo stesso ragionamento, no, può essere fatto con i rifugiati, no? Quindi la fonte è l'Istituto Specializzato delle Nazioni Unite sui rifugiati, e il discorso, diciamo, è uguale a quello di prima. In questo caso c'è il mosaic plot dei 28 più 4 paesi, in questo caso l'asse Y ha lo stesso range per tutti i paesi, e poi lo si va a normalizzare per 100.000 abitanti, no? E poi dopo si dà il via al dibattito legittimo. In questo modo si può fare un confronto anche tra due fenomeni diversi, no? Un conto sono i rifugiati, un conto sono i richiedenti asilo, come tutti ben sappiamo. Le due cose non devono essere confuse, ma possono essere confrontate per vedere quali sono paesi più gettonati dal punto di vista della richiesta di asilo, quali sono paesi più gettonati dal punto di vista, diciamo, del fenomeno migratorio che riguarda i rifugiati. Un errore molto comune, una confusione, diciamo, molto comune, c'è tra il concetto di correlazione e l'attribuire alla relazione tra due fenomeni una relazione di causa-effetto. La sorella simpatica, quella che si dice, che si racconta
agli studenti al primo anno del corso di probabilità, quando si vuole discernere sulla dipendenza stocastica generata dal concomitarsi di due eventi, è quella che ha confermato scientificamente, tra mille virgolette, il fatto che le cicogne portano i bambini. Subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale fu notato un incremento delle nascite, no? Ci fu un aumento demografico a Londra, nello specifico, e qualcuno si è preso la briga di andare a contare in un quartiere di Londra quante nascite si erano verificate in una casa, in un palazzo, e quanti nidi di cicogna ci stavano su quello stesso palazzo. Lo ha fatto per due volte e ha confrontato i danni, ha confrontato i dati incrociando l'informazione nido sì, no, contro nascita di almeno un bambino, sì, no, ed è venuta fuori che c'è un'alta concomitanza, un'alta correlazione dell'evento che chiamiamo A, almeno una nascita si è verificata in un caseggiato, con l'evento B, almeno un nido di cicogna è presente sullo stesso caseggiato. E quindi i bambini vengono effettivamente portati dalle cicogne. Ovviamente sappiamo che questo non è vero, no? La relazione di causa-effetto non è un dato di fatto, no? La relazione di causa-effetto è un'ipotesi. L'attribuzione di causalità ad una relazione è un'operazione concettuale che va al di là, diciamo, dei dati osservati e anche dell'analisi statistica. La causalità non si osserva, è una categoria del pensiero umano. Di per se stessi, i dati osservati ci permettono di rivelare solo un'associazione o una correlazione, dipende dalla tipologia dei dati, più o meno forte tra i fenomeni, no? Tra i comportamenti e tra gli eventi. Ma osservare una forte correlazione tra due variabili rappresenta soltanto un indizio che ci possa essere una relazione causa-effetto, no? Non è detto che l'evento A causi l'evento B o che l'evento B causi l'evento A. Molto spesso una grossa correlazione, una grossa associazione tra due eventi è il frutto dell'intervento di altri fenomeni, di un insieme di altri fenomeni, che vanno a influenzare entrambi gli eventi e che vanno a generare questa alta correlazione. Non lo so, mi piace immaginare che dopo la guerra i soldati sono tornati dalla guerra, hanno cominciato ad accendere i camini, le cicogne magari stavano più a caldo vicino ai camini, le persone avevano anche qualcosa di più piacevole da fare rispetto alla guerra, e quindi si potrebbe spiegare in questo modo un'altissima correlazione tra nascite di bambini e nidificazione delle cicogne. Per poter essere di tipo causale, una relazione osservata deve avere i requisiti della consistenza, e cioè l'associazione causale deve essere indipendente dalla località e dal metodo seguito per rilevarlo. Deve avere il requisito dell'intensità. Al variare dell'esposizione al fattore agente deve variare anche il livello dell'effetto. Deve avere il requisito della specificità. La relazione tra il fattore e l'effetto deve essere più forte delle relazioni tra il fattore considerato e altri tipi di effetto. Poi ci deve essere una sequenza logica degli eventi, l'esposizione deve precedere l'effetto. E poi ci deve essere il requisito della logicità, il nesso relazionale deve essere accettabile dal punto di vista sostantivo, quindi dal punto di vista sociale, dal punto di vista sanitario, dal punto di vista economico e così via.
E di questi cinque, diciamo, caratteristiche, la statistica può mettere becco nelle prime tre: consistenza, intensità e specificità. Mentre il cosiddetto expert domain, cioè la conoscenza del fenomeno, compete agli altri due. E comunque non è detto che se noi pensiamo di aver trovato una relazione causa-effetto tra due eventi, questa relazione ci sia. Dovrebbe essere dimostrata questa relazione causa-effetto. E quindi bisognerebbe, da un punto di vista sperimentale, ripetere l'esperimento, gli esperimenti, più volte, con una procedura di randomizzazione, e quindi dare una sorta di bollino blu alla scoperta della relazione tra causa e effetto. Perché ho introdotto questo tema e perché ho parlato un pochettino di più, sperando di non annoiarvi troppo? Perché negli Stati Uniti è circolata in maniera virale sui social questa immagine. Molte persone si sono convinte che esista una relazione fortissima tra la diffusione della tecnologia 5G e il diffondersi della pandemia di coronavirus. E quindi c'è qualcuno che si è spinto a dire senza voler andare nelle teorie complottiste, ma che probabilmente la tecnologia 5G facilita la diffusione del Covid-19. Questo è un esempio di altissima correlazione spaziale. Innanzitutto i dati non ci stanno. Anche qui mi ero messo alla ricerca di queste fonti, non ci sono. Quindi laddove io personalmente ragiono così, laddove non c'è una fonte, per me quella notizia è attendibile fino a un certo punto. Innanzitutto, in secondo luogo, questa sarebbe una correlazione spaziale, al limite, ma non lo so, tecnicamente bisognerebbe ragionarci. Ma immaginiamo che ci sia comunque una forte relazione. E allora questo 5G causa parecchie cose negli Stati Uniti, no? Perché Subway Sandwich Shops, no? Quindi i negozi sandwich nelle metropolitane sono ovviamente causati dal 5G, così come centri di ristorazione Hair sono causati dal 5G, no? Non bisogna confondere mai la correlazione con la relazione causa-effetto. La correlazione, o comunque l'associazione, per quanto alta possa essere, è semplicemente uno stato di fatto. Uno stato di fatto che viene misurato. Cercare correlazione causa-effetto implica una sperimentazione, implica una serie di esperimenti, e quindi ha necessità dello statistico, del matematico, del probabilista, e ha bisogno anche dell'esperto, diciamo, del settore, perché lo statistico fa lo statistico, analizza dati medici, analizza dati macroeconomici, analizza, fa un'indagine di mercato, ma una volta che la fase dell'analisi dei dati è finita, l'interpretazione deve e spetta e può solo spettare, diciamo, all'expert domain, all'esperto di quel dominio, che deve aiutare, diciamo, in questo sistema di collaborazioni l'analista dei dati anche a far comprendere meglio in termini grafici, in termini tabellari,
il risultato ottenuto. Questo è un esempio sempre di confusione tra correlazione e relazione causa-effetto di una cosa, a mio personale giudizio, buona, ma che però è un esempio che faccio a me stesso, diciamo così, di una relazione alta tra fenomeni, il cui risultato a me personalmente piace, ma che non è detto che ci sia una relazione causa-effetto. Questo grafico riporta, diciamo, sull'asse X il numero di giorni dal centesimo caso in una determinata nazione. Sull'asse Y viene rappresentato il logaritmo del numero cumulativo dei casi di Covid-19. E ognuna di queste, diciamo, curve rappresenta una nazione. Grafico fatto bene, non c'è nulla da dire. Un commentatore di nome Joseph Perla ha cerchiato, diciamo, di rosso e di blu due gruppi, diciamo, di curve, facendo due operazioni in una. Dicendo che c'è una correlazione tra, c'è una relazione, scusatemi, tra portare la portare o non portare la maschera e avere un alto tasso di crescita o un basso tasso di crescita, e ha fatto anche una cluster analysis, no? Una cluster analysis, analisi dei gruppi, è una tecnica statistica che serve a classificare, diciamo così, dei fenomeni, non conoscendo a priori la classificazione degli stessi. A prescindere dalla legittima opinione di chiunque riguardo a questo tema in particolare, no? E l'ho scritto a caratteri cubitali rossi, a prescindere dalla mia convinzione personale che l'uso delle mascherine sia un fattore importante, la correlazione non implica la causalità. Ci possono stare tanti motivi per i quali queste curve sono piazzate in questo modo. Io vedo Hong Kong, Singapore, Giappone, Sud Corea e Cina sotto l'anello blu. La prima cosa che mi viene da pensare è che sono tutti paesi asiatici. Ci stanno tantissimi altri fattori, un sistema di altri fattori che possono aver portato a questa relazione, ma torno a dire, la correlazione in generale, l'associazione tra due o più fenomeni è semplicemente una misurazione di un fenomeno, ma che non implica nessun discorso di identificazione di relazioni di tipo causa-effetto. Adesso parliamo un attimino della statistica come scienza delle decisioni in condizioni di incertezza, no? La statistica moderna, no? È stata definita così. Ormai sono tanti anni che la statistica viene definita in vari modi. Mi ricordo quando uscì il termine data mining. Se qualcuno diceva che faceva lo statistico, era fuori moda, perché il termine era, sono un data miner. Poi dopo è venuto fuori il termine statistical learning. Poi adesso, oggi c'è data science, anche se data science significa un'altra cosa. La verità è che da quando i dati sono a disposizione così facilmente, e da quando ce ne sono troppi, bisogna scavare in questi dati per cercare, diciamo, l'informazione giusta, e decisioni prospettiche future devono essere prese sulla base della
individuazione, della quantificazione di diversi scenari. Questi dati, no, sono la risorsa più importante. La gente è gelosa dei propri dati. Guardate, quando parlo di dati non intendo i dati nostri, personali, non intendo i dati che riguardano la nostra privacy, anche se, a dire il vero, noi purtroppo la privacy non so se l'abbiamo più. Chiunque abbia un telefonino, o meglio, lo smartphone, non il telefonino, implicitamente ha detto addio alla tutela della sua privacy su tante cose. Ma i dati così, in senso lato, sono la risorsa più importante. Però i dati sono importanti, la bontà dei dati è fondamentale. Gli inglesi dicono garbage in, garbage out. Se in un modello ci metto garbage, immondizia, il modello restituisce garbage, immondizia. Prima ho parlato un pochettino della fase del data cleaning, no? Un processo volto al preprocessing dei dati, pulizia, aggiustare la codifica di dati che vengono da fonti differenti, missing data imputation, eccetera, eccetera. È fondamentale, abbiamo detto, no? Quindi anche dati raccolti bene ma preprocessati male sono dati definibili garbage o definibili un termine molto vicino a garbage. Di seguito dal repository, il cui link è visualizzato su questa slide, ho preso diciamo, i dati ufficiali della Protezione Civile sull'andamento in Italia del Covid-19. Questi sono esempi poco più che scolastici. Questi esempi sono stati fatti attraverso un software specialistico statistico che si chiama R, e per curiosità è stato fatto un modello di regressione generalizzato con distribuzione di Poisson utilizzando delle P-spline penalizzate. Dal dato si deve ricavare l'informazione, l'informazione deve alimentare la conoscenza e la conoscenza del fenomeno deve essere gestita dal decisore. Immaginiamoci di stare, di trovarci al giorno 1° luglio e di avere a disposizione i dati diciamo dell'andamento della pandemia dal 19 aprile al 1° luglio. C'è un motivo per il quale c'è il 19 aprile, magari ne discutiamo alla fine. E quindi i dati sono molto grandi, sono molto di intensità molto grande. Corso in base di statistica, dati di conteggio, il logaritmo è sintomatico della variazione e comunque fenomeni per i quali esistono possono esistere fenomeni di crescita esponenziale, vanno trattati con logaritmi. Scatter plot, sull'asse delle x c'è il tempo e sull'asse delle y c'è il logaritmo dei nuovi positivi. L'andamento è decrescente, sembra anche essere un andamento lineare. Si stima il modello. Ho detto prima che è stato utilizzato uno smoother, quindi non una
diciamo, un modello di regressione che appartiene alla famiglia della regressione lineare, ma un modello di regressione non lineare, chiamiamolo così. E quindi si osserva il grafico, si osserva l'andamento della curva che interpola i dati, da un punto di vista grafico il fit, cioè l'adattamento della funzione interpolatrice ai punti, sembra soddisfacente. No? Come vi dicevo prima, se y è in questo caso il logaritmo dei positivi e x è il determinato giorno, ogni punto sulla curva che interpola i dati va inteso come il valore atteso di y dato quel valore di x, è la media. Ok? Siamo brutali, diciamo, come se fosse la media. Ovviamente si insegna che una variabile casuale è predicibile se e solo se la sua media condizionata è diversa dalla sua media incondizionata. La media incondizionata sarebbe la media, come dire, di tutti quanti i casi. Si costruisce un modello, no? Perché si vogliono fare previsioni. Immaginiamo di scegliere un orizzonte temporale di 30 giorni. Ok? E quindi utilizziamo questo modello per fare stima puntuale, previsione puntuale, diciamo, del fenomeno. Quindi siamo contenti del risultato, no? Perché la previsione conferma l'andamento decrescente di questa curva che interpola i dati. Avrete notato che è scritto che l'orizzonte temporale è di 30 giorni, ma questa curva, questa linea tratteggiata, questa curva tratteggiata che rappresenta, diciamo, la previsione lungo l'orizzonte temporale, arriva fino al 31 luglio, ma il grafico l'ho fatto più piccolo per i motivi che vedremo fra un istante. Ovviamente noi sappiamo che esistono la stima puntuale ed esiste la stima per intervalli. La stima puntuale può andare bene per dare un'idea, ma ormai da quando fanno le maratone elettorali tutti abbiamo imparato a sentire e a comprendere il termine forbice. Sì, vabbè, ma qual è la forbice? Ok. Queste barre di confidenza, quindi queste forbici, ci dicono che con un margine di errore dell'1%, perché io nello specifico ho settato, diciamo, nei setting del modello una probabilità di errore lasciata a priori dell'1%. Quindi noi diciamo che siamo confidenti al 99%, no? Che valori futuri possono rientrare all'interno di quella all'interno, diciamo, delle due barre di confidenza, quindi in quell'area tra le due rette tratteggiate in verde. E la banda superiore ci dà un campanellino di allarme. Adesso che cos'è un intervallo di confidenza? L'intervallo di confidenza è una stima per intervallo. Si setta un livello di errore scelto a priori, in questo caso l'errore è dell'1%, è come se, anche se non è così, è come se io dicessi che ho una probabilità del 99%
che i valori futuri che si verificheranno si trovano all'interno di quelle due bande. L'ho detta forse male, sicuramente non sono stato rigoroso, ma supponiamo che sia così. Il 99% significa che noi ci lasciamo un 1% di margine di errore. L'1% di margine di errore può essere poco, oppure può essere un rischio troppo grande da correre. Dipende dai casi. In genere si dice che quando si deve pubblicare un paper, il 5% va bene. Se il p-value è poco inferiore del 5%, allora il paper viene accettato. Nella realtà operativa, commettere un errore, lasciarsi a priori la probabilità di commettere un errore grave, secondo noi, e quantificare questa probabilità all'1%, può essere inteso come... può essere un errore troppo grande, no? Può essere interpretato come... come lasciarci la probabilità, una probabilità troppo grande di commettere un errore. Scusate una cacofonia. Ma anche se la probabilità la rendessimo più piccola, per quanto possa essere piccola la probabilità che si verifichi un evento, la probabilità dell'evento impossibile viene quantificata in zero, ma perché l'evento è impossibile. Se si calcola la probabilità che possa accadere un evento e l'evento fa parte dello spazio dei campioni, questa probabilità viene quantificata in zero, allora l'evento si può verificare come? Non è detto che l'evento sia impossibile. Supponiamo di essere arrivati al 31 luglio. Facciamo una bella valutazione ex post del risultato. Come si fa una valutazione ex post? Io oggi costruisco un modello, faccio una previsione a 10 giorni, fra 10 giorni vado a vedere che è successo. Questi puntini rossi sono, diciamo, è il logaritmo dei nuovi positivi che si sono effettivamente verificati nell'arco di tempo 2 luglio 31 luglio. Bisogna notare due cose. La prima è che quella banda superiore dell'intervallo di confidenza, è una sottostima dell'andamento della curva a partire dal primo luglio. E quindi, diciamo, il modello non ha fatto una previsione eccellente. Se fosse stata a livello di modellistica, se fosse stata una previsione davvero eccellente, allora tutti quei punti rossi dovevano stare, diciamo, al massimo sulla curva verde, quella superiore, esattamente come quelli gialli stanno lungo la retta interpolatrice. Ma l'andamento è esattamente quello indicato dalla retta verde. Che cosa avevamo pensato il primo luglio? Abbiamo pensato giustamente che stavamo vivendo momenti più snelli e che quindi era giusto fare tutto quello che abbiamo fatto. Che cosa avevamo pensato il primo luglio guardando l'andamento, diciamo, di quella benedetta banda di confidenza superiore, che ci dobbiamo preparare perché magari non succede, la probabilità che succeda è bassa. Io mi sono lasciato l'1% di probabilità di errore, che caspita, succede proprio mo', però dagli e dagli, no? Quindi scienza delle decisioni in condizioni di incertezza significa innanzitutto non avere la palla di cristallo in mano. Significa però dare un ausilio
che può essere fondamentale per il decisore, spesso e volentieri quello che c'è dietro non si vede, no? Perché questo è un bel grafico e tutto quanto quello che c'è dietro non si vede, ma è anche giusto che non si veda quello che c'è dietro, perché tanto un grafico e due numeri sono più esplicativi di 100 discorsi. E quindi, e poi c'è un'altra considerazione da fare, no? Questo è lo stesso grafico di prima, la retta verticale nera è lo spartiacque tra i dati in giallo con i quali è stato costruito il modello e i puntini rossi, no? Che sono la previsione, e quindi la linea verticale nera è il limite inferiore, diciamo così, dell'orizzonte di previsione. L'orizzonte di previsione è a 30 giorni. Chi si è occupato di serie storiche, analisi delle serie storiche, sa che c'è una, come dire, bisognerebbe ragionare molto sull'orizzonte di previsione, no? Nel senso che se ci si spinge troppo in là con l'orizzonte di previsione, cioè se è troppo lungo questo orizzonte di previsione, le previsioni fatte perdono di accuratezza. In casi della gravità, come quello che stiamo vivendo oggi, la previsione andrebbe fatta tipo a 2 giorni e ogni giorno l'evento che si è verificato deve essere incluso nel modello per aggiornare, diciamo, per autoaggiornare il modello a lavorare sempre in maniera più precisa. Comunque, immaginiamo di essere arrivati al 1° agosto e quindi si utilizzano i dati fino al 1° agosto per fare previsioni a 30 giorni, al 31 agosto. Da notare come cambia l'andamento del modello, ovviamente, perché si adatta sempre meglio ai dati, no? Ok. Quindi adesso le bande di confidenza cominciano a essere più strette, il livello di errore è sempre dell'1%, prima era più largo. Che significa era più largo? Che c'era più variabilità del fenomeno. Le bande di confidenza, in soldoni, sono proporzionali alla deviazione standard del modello. Quindi, se la deviazione standard è alta, significa che c'è molta variabilità e quindi le bande di confidenza sono più larghe, a parità di errore. Quando le bande di confidenza incominciano a restringersi, significa che la variabilità del fenomeno è un po' più è un po' meno marcata, scusate. Anche in questo caso il modello non ha risposto proprio bene, diciamo, non è che è una previsione eccellente. Troppi di quei punti rossi sono al di fuori delle bande di confidenza, ma siamo contenti lo stesso perché stanno al di sotto della banda inferiore dell'intervallo di confidenza. Ma comunque il trend viene rispettato, il trend verso l'alto viene rispettato. Da notare lo strano andamento dei punti rossi, no? Che sembra che abbiano un andamento ciclico, sul quale ci torneremo in un istante. Siamo arrivati al 1° settembre, vogliamo fare una previsione fino al 5 ottobre. Quindi, come al solito, utilizziamo i dati fino al 1° settembre, perché ci troviamo al 1° settembre, e facciamo questa previsione. E poi dopo arriviamo ad oggi. No? Analisi condotta il 3 novembre, previsione al 15 novembre. In questo caso le bande di confidenza non si vedono più. Non si vedono più perché? Perché la variabilità del fenomeno si è ridotta moltissimo. Questo come si può vedere? Si può vedere innanzitutto osservando
il range di variazione tra i puntini gialli, quindi i valori osservati, che soprattutto intorno alla metà di luglio questo range è sufficientemente grande, e poi dopo si incominciano ad appiattire tutti quanti sulla retta stimata. Quindi la variabilità è scomparsa. E quindi, diciamo, tornando un attimino indietro, al primo luglio, no? Poteva essere sempre decrescente questo andamento, oppure poteva segnalare un'inversione di tendenza. Questo modellino scolastico, poco più che scolastico, con dati della Protezione Civile, quindi non i dati ufficiali dell'Istituto Superiore della Sanità, ha segnalato che poteva verificarsi un evento oppure un altro. Probabilmente era meno probabile che si verificasse l'inversione di tendenza rispetto al trend decrescente, ma il campanellino d'allarme, diciamo, c'è stato. E immagino che sulla base del campanellino d'allarme siano state prese tutte quante una serie di misure che sono state prese in quel periodo, intorno alla fine di credibilità e affidabilità delle fonti dei dati, no? Le fonti dei dati più credibili e affidabili sono quelle ufficiali, ovviamente, o dovrebbero essere quelle ufficiali, no? Quindi il SISTAN, il Sistema Nazionale per la Raccolta dei Dati Statistici, l'ISTAT, eccetera, eccetera. Ci sono, o quantomeno io, nella mia esperienza, ho sempre identificato tre tipologie di problemi. Innanzitutto, non sempre si trovano i dati grezzi, ma si trovano risultati aggregati in forma tabellare e in formati digitali scomodi. Scomodi intendo, ad esempio, in formato PDF e così via. In una delle prime slide che abbiamo visto, quando ho fatto vedere il sito dell'Istituto Superiore della Sanità, in effetti ho detto una bugia bianca. Su quel sito non ci sono i dati relativi alle scuole, ma c'è una sezione dati COVID. Ma se ci si clicca sopra, si apre un rapporto con i dati tutti quanti aggregati, medie, mediane, tabelle, eccetera, eccetera, che sicuramente vanno bene, devono essere riportati, la fonte è la loro e quindi è la più autorevole possibile, ma bisogna dare la possibilità a chi vuole, per curiosità, per lavoro, per diletto personale, di poter arrivare ai dati a livello di microdati più possibile. Problema numero due. I data warehouse. Che cosa sono i data warehouse? I data warehouse sono, diciamo così, delle piattaforme, delle architetture, diciamo, software, ormai si trovano nelle nuvole, nel cloud, capaci di gestire miliardi e miliardi e miliardi di dati provenienti da fonti diverse, ma che dai quali è possibile, attraverso query o cose simili, interrogare questi dati per ottenere tabelle pivot, per ottenere informazioni le più svariate possibili, ma dai quali è possibile anche avere i dati grezzi fino a livello di singola unità statistica.
Il terzo problema è che questo è un problema storico. In altri paesi che ho avuto la fortuna di visitare, l'ufficio statistico comunale, l'ufficio statistico regionale, l'ufficio statistico del ministero è una cosa seria. Purtroppo non sempre personale formatosi come statistico o come analista dei dati è presente negli uffici a vari livelli statistici che devono essere obbligatoriamente presenti in tutti i comuni d'Italia, per esempio, e molto spesso, diciamo, come dire, i dati, che sono la cosa più importante che possa esistere sotto certi aspetti, vengono abbandonati a se stessi, vengono persi, non vengono rilevati, oppure vengono rilevati in maniera molto molto approssimativa. E come ho detto prima, garbage in, garbage out. Per quanto riguarda l'affidabilità dei dati, bisogna diffidare sempre delle informazioni date sulla base di dati senza che sia indicata la fonte. Se la fonte è indicata, dovrebbe essere possibile accedere ai dati. Però ovviamente esistono anche database privati coperti da copyright, no? In questo caso, alcune paroline magiche dovrebbero sempre essere presenti. Qual è la numerosità del campione? Qual è la popolazione di riferimento? Che metodo di campionamento è stato utilizzato? Campionamento a grappoli? Campionamento pesato? Un campionamento ragionato? E perché? Finalmente la statistica di base si insegna nelle scuole. Educare sempre di più a non farsi influenzare dagli effetti speciali degli strumenti di visualizzazione. Questa è una notizia bellissima e spero che tanti bambini che un giorno diventeranno adulti possano sostituire i grafici a torta che ho visto, diciamo così. Fake news. Fake news, che cos'è una fake news? Diciamo che se leviamo da mezzo la cosa ovvia che le bufale sono esistite da sempre, è stata data in letteratura una definizione formale di fake news. La fake news è un articolo di giornale o comunque una comunicazione che è intenzionalmente falsa e che è verificabilmente falsa. Verificabilmente falsa. Subito dopo ho messo il punto su come identificare una fake news. Diciamo che l'intelligenza artificiale, il machine learning, lo statistical learning, eccetera, eccetera, ci sta abituando molto bene. Le macchine guidano da sole, parcheggiano da sole, accendiamo i termosifoni dal telefonino, e non oso immaginare che cosa succederà fra qualche anno. Identificare una fake news c'è bisogno di più della statistica, c'è bisogno della data science, no? Ups, eccolo qua. Data science è un termine coniato da non molti anni, tra poco diventerà desueto, non lo so. Ma tra i vari grafici che cercano di
sintetizzare che cos'è data science, questo è quello che mi è sempre piaciuto di più. Perché data science è il punto d'incontro di discipline quantitative come matematica e statistica, ci metto la ricerca operativa, ci metto chi più ne ha più ne metta, dell'informatica, perché senza l'informatica non si va da nessuna parte, e soprattutto dell'expertise del dominio. Per identificare una fake news ci vogliono tutte e tre queste cose insieme, perché ci sono algoritmi che fanno analisi dei testi, si sono spinti addirittura alla semantica dei testi, ci sono metodi di classificazione dei documenti che sono quasi infallibili, ma l'etichetta di falso, fake, non la può che dare l'esperto del dominio. E quindi soltanto una corretta, diciamo, amalgama delle tre discipline può aiutare a combattere il fenomeno delle fake news, e sta causando un sacco di guai. Però mi permetto di aggiungere una considerazione, dobbiamo tutti, noi che facciamo parte della categoria degli educatori, contribuire sempre di più a creare nella testa, diciamo, dei nostri studenti quella capacità di spirito critico che io purtroppo sto notando negli ultimi anni che sta svanendo. Una fake news, come posso dire, le bufale ci sono sempre state. Noi non dobbiamo credere a tutto quello che ci si viene detto. E ricordo la bellissima prefazione del libro del manuale di analisi matematica quando la studiai al tempo, in cui ci stava scritto che la dimostrazione dei teoremi è importante, soprattutto per chi non deve fare il matematico nella vita, perché ti insegna a ragionare. E se tu impari a ragionare dimostrando teoremi, imparerai a ragionare anche per, diciamo, per tutti quanti gli altri aspetti della vita. Voglio concludere riportando queste parole di Schumacher, no? Il quale dice che quando il nostro Signore ha creato il mondo e le persone che ci vivevano, potrei ben immaginare che ragionasse con se stesso più o meno in questo mondo. Se rendo tutto predicibile, allora questi esseri umani, che ho dotato di cervelli abbastanza buoni, impareranno senza dubbio a prevedere tutto, e allora non avranno motivo di far nulla, perché riconosceranno che il futuro è totalmente determinato e quindi non può essere influenzato da alcuna azione umana. Se però rendo tutto imprevedibile, scopriranno gradualmente che non c'è una base razionale per qualsiasi decisione. E come nel primo caso non avranno niente da fare, nessuno dei due schemi avrebbe senso. Quindi devo creare una miscela dei due, no? Devo lasciare che alcune cose siano prevedibili, e devo lasciare che altre siano imprevedibili. E solo allora, tra le molte altre cose, avranno l'importantissimo compito di scoprire cosa è cosa. E la prefazione del testo di Ferrario del 1838 mi sembra una cosa talmente attuale che sono contento di averlo trovato in rete e me lo leggerò tutto. No? La statistica non è il lavoro della fervida immaginazione, ma sì bene del freddo giudizio,
e l'ufficio della statistica non è quello di inventare, ma di raccogliere fedelmente i fatti, ovunque si trovano, qualora li creda opportuni ed esatti, ordinandoli in modo da formare un tutto omogeneo ed atto a lasciar dedurre le verità ricercate per norma universale. E con questo ho finito. Allora, ringraziamo Antonio D'Ambrosio per la interessante, veramente interessante lezione che ci ha tenuto oggi pomeriggio. E adesso, come avevamo promesso, abbiamo una decina di minuti, un quarto d'ora per eventuali domande che sono emerse, quindi io lascerei la parola alla nostra consigliera della Matesis Nazionale, la professoressa Talia Del Bene. Il microfono è Talia. Anch'io lo stesso errore. Allora, ciao a tutti, grazie per la partecipazione. Mi sentite? Ok, perfetto. Allora, io ho raccolto una serie di domande e non so se Roberto, se vogliamo condividere il file Word dove ho raccolto le domande. Non si vede, però, come mai? Condivido io o condividi tu? Prova a vedere. Provo io, no, scusami. Io ho già condiviso, prova a vedere se... Oppure no, ricondividi... prova a ricondividermelo, ok. Allora, devo interrompere la condivisione. Adesso arriviamo, Aspetta, vabbè, ma altrimenti... Aspetta, vediamo un po', scusami. Eccole qua. Vabbè, innanzitutto, io volevo salutare Giulia Parisi alla Sardegna, e Gina Della Bona dalla Puglia e Luisa Sergio dalla Campania. Questo avevo sottolineato in rosso, la domanda di Valeria Aemone o Aemone per il professor D'Ambrosio. Può suggerirci qualche sito in cui trovare grafici di vario tipo sui quali poter discutere con la classe? Certamente. Io ovviamente tanti di questi grafici, soprattutto quelli su Fox, li ho trovati in rete. E quindi sì, certo, senz'altro. Stranamente non ho messo il link, diciamo, sulla slide al sito da cui ho preso quei grafici, però c'è un sito, magari non so come posso fare a condividerlo, cioè, lo devo scrivere da qualche parte, ma Sì, volendo ne possiamo riparlare e poi possiamo pubblicare queste informazioni sulla pagina della Matesis Nazionale. E proprio a proposito di informazioni condivise, poiché quasi tutti, la maggioranza degli iscritti, dei partecipanti, ci hanno chiesto se in qualche modo fosse possibile avere queste slide, poiché... quindi possiamo condividerle. Okay. E per quanto riguarda invece la registrazione della lezione, questa chiaramente sarà disponibile a parte sul canale YouTube, ma sicuramente la inseriremo sulla prima pagina del sito della Matesis Nazionale. Poi non posso rivedermi. In realtà la maggior parte delle richieste erano proprio sulla possibilità di riascoltare la registrazione e di reperire in rete le slide. Altre domande erano in relazione all'attestato di frequenza. Ecco, molti come Francesca Camusso ci chiedevano come fare per avere l'attestato, visto che erano registrati con la mail personale e al momento
dell'ingresso in piattaforma avevano utilizzato la mail della scuola, ma a questa domanda credo che abbia risposto inizialmente il consigliere Franzina, no? Dico bene, Roberto, riceveranno l'attestato di frequenza al termine di tutto il corso, quindi a fine novembre, i primi dicembre, sulla mail che hanno indicato al momento dell'iscrizione. E a proposito dell'iscrizione, c'era qualcun altro che... Aspetta, Maria, se mi permetti, c'era una cosa che ho letto e volevo dire... Aspetta. Questo? Sì, la pressione è stata sbagliata perché sono cambiate le condizioni. Okay. Questo è giusto, ha ragione, ma adesso non ricordo se l'ho detto, però quello è un esempio scolastico o poco più che scolastico, no? Lo scopo non era quello di fare previsioni e di aggiungermi a tutti quelli che fanno previsioni, no? Io non so come, non voglio sbilanciarmi proprio su questo tema, eccetera, però io non mi sono mai permesso neanche di pensare a scrivere qualcosa perché ho notato che ce ne stanno troppi che scrivono. Il mio era soltanto un esempio, prendiamo una classe di modelli che è adatto ad analizzare questa tipologia di dati e facciamo un giochino, ok? Poi ovviamente lui ha ragione, cambiano le condizioni, ma i modelli, questo tipo di modelli, per questo tipo di problemi, non è che si autoaggiornano dopo 30 giorni. Cioè, si fa la previsione a 2 giorni, ma il giorno dopo io mi rifaccio il modello con il dato fresco fresco, faccio una previsione a 2 giorni, il giorno dopo mi faccio eccetera eccetera. È come se fosse una rolling mean, una rolling forecasting, non so come spiegarmi in altri termini. Quindi, signore professore, adesso non vedo il nome, ha ragione, è chiaro, ci mancherebbe altro, ma quello che ho fatto vedere io non è la procedura corretta di come si dovrebbe fare, era un modo per far vedere quali sono le potenzialità, ovviamente, dello strumento quantitativo, e comunque... In casi importanti come questo, l'importante non è azzeccare la previsione, l'importante è azzeccare l'andamento, che poi ce ne stanno 1.000 in più o 1.000 in meno, o 10.000 in più o 10.000 in meno, è meglio 10.000 in meno rispetto a 10.000 in più, ma se i numeri sono 100.000, non è che cambia molto la situazione. Va bene, benissimo, grazie. C'era anche un'altra domanda, qualcuno mi chiedeva, forse in risposta all'affermazione del professor Franzina, quando si parla di iscrizione ci si riferisce all'iscrizione alla Matesis nazionale? No, non ci si riferisce all'iscrizione alla Matesis nazionale, ma all'iscrizione al corso di l'insegnamento dell'educazione civica e la matematica. Penso che poi le domande così si ripetono, soprattutto queste sulle slide, si possono avere. Non c'è molto altro da aggiungere. Io volevo salutare tutti, ringraziare nuovamente. Rinnovare l'invito per il prossimo appuntamento, che è il 10 novembre alle ore 17 con il professor Marcello Pedone, che ovviamente conoscete tutti, perché Pedone Marcello, famosissimo per le sue applicazioni, i suoi studi su GeoGebra, ci parlerà di sistema elettorale e matematica, e poi speriamo che ci sarà anche una piccola appendice sui sistemi elettorali negli Stati Uniti, sistema elettorale negli Stati Uniti, vediamo un po', speriamo di sì sicuramente, ma l'incontro col professor Pedone parte alle ore 17 e termina alle ore 18 il 10 novembre. Professor De Giovanni vuole salutare. Ecco, io aggiungo solo che
Posso solo aggiungere una cosa tecnica? Vorrei... La modalità di accesso alla diretta YouTube sarà la medesima di oggi, quindi sul sito della Matesis Nazionale verrà appunto attivata una pagina per il secondo incontro e alla 5 minuti prima delle 17 ci sarà appunto verrà attivato il link per accedere alla diretta. Quindi adesso appunto Francesco, se vuoi concludere tu, visto che sei... Non l'abbiamo presentato prima, ma Francesco è il vicepresidente della Matesis Nazionale, quindi giustamente... Non l'abbiamo presentato perché il professor Di Giovanni in realtà non ha bisogno di presentazioni, per questo non... Grazie. Io ringrazio tutti per la partecipazione, ringrazio in particolare il professor D'Ambrosio per la interessantissima e brillante conferenza che ci ha tenuto e spero che sia stata utile all'auditorio e mi auguro di rivedere tutti voi virtualmente qui tra pochi giorni, mi sembra il 10 novembre, quando ci sarà l'intervento del professor Vedone. Grazie ancora a tutti e arrivederci.